Salve a tutti e bentornati sul canale di Super Cinema. Oggi parleremo di Aladdin, dalla regia di Guy Ritchie del 2019. Le aspettative per questo ulteriore remake, o per meglio dire reinterpretazione in live action, del classico film d'animazione Aladdin, targato Disney, erano poche. Lo scetticismo, per lo più, è stato anche alimentato da trailer mal realizzati e soprattutto dal concept design ampiamente criticato dal web del genio interpretato da Will Smith. Scetticismo totalmente infondato dopo l'uscita dalla sala. Chi si trova dietro la cinepresa è appunto Guy Ritchie, noto nella sua filmografia per curare una messa in scena ipercinetica e frizzante, caratteristica singolare appunto del regista. Il tutto naturalmente arricchito dal suo consueto marchio di fabbrica, ovvero un ritmo e quindi un montaggio dinamico e scatenato. Non mancano all'appello i pochi ma tipici rallenti e slow motion. Opportunamente coordinate le cospicue sequenze d'azione e altrettanto onestamente coreografate le sequenze di danze. La sceneggiatura è un'eclatante rilettura, ovviamente con passaggi ritoccati ma prevedibili al contempo, come volevasi dimostrare. Pregevoli alcuni colpi di scena ed elementi innovativi introdotti con maestria nella storia. Anche se, sfortunatamente, certe trovate non sorprendono. Sagace e arguto l'umorismo e i momenti di divertimento sono deliziosi, abilmente distribuiti da una tensione autentica. La caratterizzazione dei personaggi è ben costruita e ricalca fedelmente gli originali, variandone alcuni e stonandone altri. Non a caso la maggior parte dei personaggi funzionano in maniera efficace. Mana Massoud ha fatto centro nel ruolo del carismatico protagonista Aladdin. Naomi Scott ha impersonato una Jasmine più emancipata e matura, con a lei dedicata dei momenti dal forte girl power. Mentre il Jafar di Marwan Kenzari è un villain suadente con delle motivazioni molto più valide della sua controparte animata. Spumeggiante ed espansivo, invece, il genio di Will Smith, anche se la versione animata di Robin Williams rimane ed è tuttora insuperabile. Per quanto riguarda la fotografia, essa è stata rappresentata da tonalità sgargianti, vividi e da colori saturati e accesi. Elegante, invece, la composizione dell'immagine e delle inquadrature, mai ordinarie e sempre dissimili. Gli effetti speciali in CG, anche se dai vari trailer risultavano assurdi, si dimostrano fermamente buoni ma appaiono chiaramente ingannevoli, compiendo tuttavia la loro bella figura. La colonna sonora di Alan Menken, già magnifico compositore delle tracce del film del 1992, viene letteralmente rifatta per questo nuovo adattamento. Inoltre, le canzoni sono eccessivamente invasive ma orecchiabili e memorabili, ben adattate e riarrangiate per il doppiaggio italiano. Da elogiare i cantanti della versione italiana, tra cui Manuel Meli, Naomi Rivecchio e Marco Manca. Apprezzabile e simpatico è stato riascoltare nel doppiaggio italiano il glorioso Gigi Proietti, che diede la voce al genio di Robin Williams nella versione animata. L'unico punto a sfavore è una location fin troppo sfarzosa e artefatta e dei costumi che rasentano una pallida imitazione degli originali e che somigliano a dei miseri cosplay. Il messaggio, nonché la morale che viene trattata, si dimostra essere concomitante con temi notevoli, rispecchiando la società attuale, sebbene, e volendo, si possa collocare a piacere in un determinato periodo storico che sia passato, presente, perché no, e futuro. In conclusione, il film fa quello che deve fare, è piacevole, gradevole, intrattiene e ha una buona atmosfera. Raccomandato e da vedere assolutamente per quanto scorra velocemente e con una durata abbastanza impercettibile, seppur sia di circa 2 ore e 10. Si tratta perciò di un film di puro intrattenimento. Voto 7,5.